È finita. Niente, eh? No, vuoi piantare. Vediamo chi dura di più. Ah. No. Lo fermi o no? Non se la vuole piantare. Trasmetti. Non gliene frega una pippa. E un attimino, se così si migliora un pochino la situazione. Posso provare un attimo a prendere il controllo del sacchettino. Dico di tenerlo fermo, significa di tenerlo fermo. Quindi se tu basta che fai così. Prova a sistemarlo. Aspetta, prendo il mio telefono che il tuo è catorcio, phone. No, sta filmando. Sì, ma fidati che è meglio lì. È solo che tanto non la vuol piantare.
contrario, un fantasmino che sta dando fastidio, il mio contrario sta tentando. È che non vedo chi è, però rompe le scatole. Prima mi ha rotto il gancetto del quadro, ora rompe le scatole con i cotoncini per la faccia. Provi a vederlo con la tua cam. Sto provando a fare qualche foto. Sembra che l'ha piantata. Lo muove ancora. Sì, lo muove ancora. Provi a controllare le foto e il video. Adesso. Vabbè, basta che non mi spacca altri quadri. Sicuri che non è il tuo gatto che si è un pochino offeso che nello Sdias gli abbia... I gatti lo sanno fare. Sì, ma secondo me è un paggetto di Belette, visto che lì sotto c'è il tuo sigillo di Belette. Proviamo a levare il mio sigillo? Abbiamo tolto il sigillo, vediamo. Se sta fermo... Sì, sta fermo. Ve l'ho detto, era qualche paggetto. Proviamo a rimettere un attimo il sigillo e vediamo se è vero. Prova a rimettere il sigillo. Perché se lo rimettiamo e rimane fermo significa che non era quello. Aspetta, che stava così. Fermalo bene, aspetta. Perché sennò non funziona se non lo fermi bene, come prima. Vediamo se torna a giocarci. Io lo vedo un po' ballare, eh. Ma prima lo dondolava proprio tanto. Paggetto, smettila. Paggetto, sì, mi... si muove. E allora il mio sigillo. E il paggetto. Che gioca così, vuole giocare con sigillo e becca il